Wagyu, amici del grande wrestling, ieri vi ho portato il video sulla spiegazione totale a 360 del nuovo gameplay di FC24, ma oggi invece voglio soffermarmi su che cosa? Sulle skills, quindi sui controlli, sui nuovi controlli che hanno aggiunto e sulle skills vi dirò quali sono e come si fanno queste nuove skills. Ce ne sono alcune veramente veramente rotte, a mio parere sembrano già rotte. Da cosa definisco che sono rotte? Dalla semplicità con cui si fanno e dall'efficacia, perché ricordano skill già fatte, alcune già lo sono ma sembrano velocizzate, quindi saranno tanta roba per quanto mi riguarda. Guardate tutto il video per scoprire quali sono. Prima di iniziare, come sempre, lasciate un commento adesso con scritto qual è stata la vostra skill preferita di FIFA quest'anno, qual è quella skill che vorreste rivedere sul nuovo FC24. Lasciate un like, iscrivetevi, attivate la campanella per non perdervi nessun video. Non dovete perdervi nessun video per diventare di cazzo di draghi su questo gioco. Non perdiamo altro tempo, Wagyu, Sham, Comanzan. Per quanto riguarda il controllo palla, quindi il dribbling vero e proprio, quindi pulito, se non parliamo di skills, parliamo solo di dribbling, abbiamo due nuovi tipi di dribbling, ovvero il controlled sprint e l'orbit dribble. L'orbit dribble per che cosa? Per posizionarsi per calciare o semplicemente per difendersi dal difensore, per sviare il portiere. Insomma, è un tipo di dribbling, come starete vedendo dalle immagini qui sotto, che permette di, come dice il nome stesso, orbitare attorno al pallone, quindi spostarsi in corsa, non da fermo. Per farlo, che tasti si dovranno utilizzare? L1 o L2, poi analogico destro, a seconda di dove ci si vuole spostare. E appunto si andrà ad effettuare questa animazione dove con il corpo ci sposteremo alla destra del pallone o alla sinistra, per poi poter andare a concludere sul secondo palo, sul primo palo, fare un pallonetto col piede più forte, tirare di trivela, incrociare, insomma fare tanto. Il secondo è il controlled sprint. Ragazzi, questo non voglio dire cavolate, ma mi ricorda tanto il tipo di dribbling che c'era su tipo FIFA 14, FIFA 15, ovvero quando voi potevate correre e a un certo punto premendo L1, in questo caso invece bisognerà premere R1 invece, mentre nei vecchi FIFA, questa cosa che mi ricorda nei vecchi FIFA era L1, praticamente voi avevate una corsa un po' più controllata con la quale potevate dribblare in mezzo ai giocatori. Era molto rotta ai tempi, spero non lo sia anche quest'anno, spero sia solo utile e non rotta. State correndo, se premete R1 andrete ad effettuare una corsa controllata che vi permetterà di andare ad avere un dribbling molto più preciso e quindi permetterà di effettuare slalom tra i difensori, oppure semplicemente di posizionarsi meglio per effettuare un tiro in corsa, aspettare i tempi di inserimento dei vostri compagni. Questo è, voi sotto vedrete anche il test che hanno rilasciato loro, i video dei test che hanno rilasciato loro. Quindi questo era l'altro tipo di dribbling. Ora passiamo alle skills, che sono stupende, secondo me alcune saranno rotte. È tornato il bridge, ragazzi, per chi se lo ricorda FIFA 19 c'era il bridge, se non ricordo male era FIFA 19, FIFA 20 c'era il bridge. Sono 4 e sono il ball roll drag, verrà effettuato premendo L1 e in seguito un colpo a destra o a sinistra o su o avanti o indietro dell'analogico destro. Questo qua appunto ci permetterà di fare un ball roll drag, che secondo me sarà bella scomoda. Seguito l'altra è il drag back turn, anche questa molto utile all'interno dell'area secondo me, per spiazzare gli avversari e mettersi nella posizione migliore per passare la palla e fare il gol, cosiddetto gol della merda. Semplicemente si farà premendo L2 e tenendo indietro l'analogico destro, quindi L2 analogico destro tirato indietro, diciamo indietro, nella posizione opposta alla quale voi state correndo, molto semplicemente, e appunto effettuerà questa skill flare nutmeg, ovvero che sarebbe il tunnel. Si farà L1 R1 e dopodiché colpo dell'analogico destro nella direzione in cui vogliamo andare. Ragazzi, è il bridge questo, praticamente è il bridge. Guardate, io spero sia rotto, lo dico, io spero sia rotto, perché a me il bridge piaceva un sacco, mi dava proprio soddisfazione se riuscire ad arrivare in aria col bridge, che poi era super rotto, ok, non vorrei quei livelli, però vorrei il bridge, lo rivorrei onestamente, mi piace un sacco, mi piaceva un sacco, e questo quindi ricorda molto il bridge.
sì, loro lo chiamano Nutmeg per fare il tunnel, bridge era più una mezzaluna, però il principio è lo stesso, il bridge praticamente si faceva allo stesso modo, quindi ricorderà molto quello secondo me. Flare Rainbow, flare lo usano per dire stile, diciamo stiloso, che si farà con L2 e analogico destro su giù o indietro avanti, cioè in generale basta come portate palla. Se portate palla da destra verso da destra, da sinistra verso destra, sarà sinistra a destra. Se state correndo in verticale sarà giù su e così via. E quindi questa qua è una bicicletta molto molto figa, la vediamo fare da Vinicius nel trailer e non vedo l'ora di poterle fare onestamente. È una finta potentissima da fare davanti al portiere che sono state aggiunte in questo FC24, Advanced Shot Cancel, l'effort touch dribble si fa semplicemente con R1 premuto e analogico destro appunto nella direzione in cui si vuole calciare la palla in avanti. Praticamente è quel controllo palla, è qua, praticamente è quando nella realtà il calciatore ha la palla e se la e dà quel tocchettino avanti per saltare la scivolata del difensore, un intervento, quando anticipi la volontà del difensore con questo controllo palla per spostartela un po' in avanti e poi dopodiché correre per riprenderla. Praticamente sarà R1 e analogico destro nella direzione in cui vogliamo andare appunto col pallone. Starete vedendo sotto immagini che vi faranno capire al meglio quello che sto dicendo. Shot cancel, ovvero si farà una finta di tiro. Dopo che si carica per un po' il tiro, si fa la finta, quindi quadrato X, cerchio X, come la volete fare, la fate, e in seguito con l'analogico destro si andrà ad effettuare una skills. Qual è la potenza che mi sembra di vedere di questa skill? È che non sembra esserci un'interruzione dopo la finta di tiro, quindi si possono concatenare dopo la finta di tiro dentro l'area piccola una Veronica, una, non lo so, una bicicletta, un ball roll per scartarsi il portiere senza interruzione del flusso delle skills. Quindi sembra molto buona per scartarsi il portiere. Quest'anno scartarsi il portiere non era semplicissimo, non era difficile, ma non era neanche semplice, quindi GG, sembra molto interessante. Ragazzi, queste sono tutte le novità a livello di skills, dribbling e first touch che ci sono per ora su FC24. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commentino con scritto secondo voi quale sarà la skill più rotta tra queste cose che vi ho fatto vedere. Noi ci vediamo in un prossimo video e ciao ragazzi, ciao ciao, cica ciao.